Ciao, oggi voglio parlarti di uno dei grandi principi dell'osteopatia, ossia la struttura governa la funzione. Per esprimerti questo concetto voglio farti un esempio, quindi prendo la colonna e ti vado a spiegare questo concetto estremamente importante. Se analizzi la quinta vertebra cervicale, vedrai che è bifida. Questo perché? Perché devi sapere che C5 è considerato un fulcro di estensione, che vuol dire che permette di estendere il rachide cervicale. In quanto tale, la natura ha fatto appunto questa spinosa della quinta vertebra cervicale bifida, in modo tale che nei movimenti di estensione possa scivolare sulla sesta vertebra cervicale. È per questo che C5 in osteopatia strutturale è considerato un fulcro di estensione. Ovviamente non è l'unico fulcro di estensione, ce ne sono altri sia a livello rachideo che extrarachideo. Oltre ai fulcri di estensione ci sono anche dei fulcri di rotazione e di side bending. Il side bending, se non lo sai, sono i movimenti di inclinazione laterale. Sono fondamentali questi per capire appunto le meccaniche della colonna. Quindi la natura non fa nulla per caso e ha prodotto una quinta vertebra cervicale bifida per garantirne la funzione dell'estensione. Quindi la struttura in questo caso sta governando la funzione di estensione. Ciao, ci vediamo al prossimo video.